Bimbi, lo conoscete a caccia dell'orso? Bene, ce l'hai anche a casa. Allora, noi andiamo a caccia dell'orso, a caccia dei Pokémon non ci piace. Non andiamo a caccia dell'orso, che è più carino. Però, visto che lo sapete, che questo libro lo conoscete tutti, dovete aiutarmi anche voi. E dobbiamo cantare insieme, tutti i bambini, tutte le mamme, tutti i papà, ok? Mi aiutate a cantare? Bene. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Oh, un campo d'erba frusciante. D'erba frusciante, non si può passare sopra, non si può nemmeno passare sotto. No, questo è peggio, urla di più, scusate bambini, ma macello. Non si può passare sopra, non si può nemmeno passare sotto, vero? E allora che facciamo? Ci dobbiamo passare in mezzo. Caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Vediamo che cosa succede, vediamo un po'. Ah, svisce, questa è andata, bene. Oh, un fiume freddo e fondo, non si può passare sopra e non si può nemmeno passare sotto. E allora bambini, che facciamo? Dove passiamo? Ci dobbiamo per forza passare in mezzo. Splash, 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 splash. A caccia dell'oro andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, forza, che bella giornata, paura non abbiamo. Oh, oh melma, una melma densa e limacciosa, e non si può passare, ma non si può nemmeno passare? E allora che facciamo? Dove dobbiamo passare, bimbi? Ci dobbiamo per forza passare in mezzo. Squelch, 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 squelch. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Un bosco buio e fitto. Oh, non si può passare. Ma non si può nemmeno passare? Oh no, ci dobbiamo passare? Scric, scroc, scric, scroc. Caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Tempesta! Una tempesta di neve che fischia, ma non si può passare sopra e non si può nemmeno passare? E allora dove passiamo? Vediamo come si fa. Freddo. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Oh, una grotta stretta,
non si può passare, non si può passare sopra, e non si può nemmeno passare. E allora, bambini, dove passiamo? Oh no! Oh boh, però qui hanno paura. Che cos'è quello? Che cos'è quello? Un umido naso lucente, due grandi orecchie pelose, due enormi occhi sporgenti. Ma è un orso! Via, via, presto! Indietro, indietro nella grotta. Indietro, bambini, indietro, andiamo nella tempesta. Ancora, ancora, ancora indietro, indietro, dentro al bosco. Scric, scroc, scric, scroc, scric, scroc. Ancora, 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 ancora indietro, indietro nella melma. Squelch, squalch, squelch, squalch, squalch. Oh, forza, bambini, andiamo indietro, indietro, dentro al fiume. Splash, 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 splash. Oh, indietro, forza, forza, indietro, forza, bambini, indietro nel campo. Swish, 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 swish. Oh, oh, finalmente, corri, 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 corri al cancello. Aprite la porta, via, via, su per le scale. Oh no, oh no, abbiamo lasciato la porta aperta. Via, via, di nuovo, giù, giù per le scale. Chiudi la porta, mi raccomando. Brrr, di nuovo, su per le scale. Dentro la stanza, tutti nel letto. Tutti nel letto. Sotto il fiumone, a caccia dell'orso non andiamo più. Ok. Un'altra? Allora, un'altra c'è. Però non abbiamo i disegni lì, va bene lo stesso? Senza disegni la possiamo leggere? Vediamo, eh? La volete scegliere voi un'altra favola? Io vi dico i titoli? Vediamo, eh? Ok. Allora, questa è un libro del repertorio classico. Bellissimo, consigliatomi dalla mia amica Simona, esperta nostra bibliotecaria. Allora, io bimbi c'ho qua le favole, quelle classiche. Per esempio c'ho Cenerentola, dopo scegliete voi, eh? Poi c'ho poi La Bella Addormentata, poi La Volpe e l'Uva. La conoscete, La Volpe e l'Uva? Poi vediamo che abbiamo ancora. Vediamo, vediamo, vediamo qua. La Volpe e l'Uva. Ma questa è lunga. Dov'è quell'altra? Qual era quell'altra, Simona? Non lo trovo. Il lupo, che era questa? Il lupo ai sette... Ah, eccolo, Il lupo ai sette capretti. No, sono spariti i bambini? Dove stanno? Nel frattempo sono andati via i bambini. No, queste proprio non gli interessano. Che facciamo? La conosci tu? Tu che cosa vuoi? Allora, proviamo adesso, intanto facciamo La Volpe e l'Uva. È un po' lunga questa, però
una volpe se ne andava per il bosco muovendo la bella coda gonfia, bianca e rossa, di qua e di là, annusando l'aria e la terra. Non aveva ancora molta fame, ma fra poco l'avrebbe avuta. Già pregustava di farsi una bella scorpacciata con qualcosa di buono. Ad un tratto vide uno scoiattolo su un ramo basso. La bestiola teneva una nocciola sgusciata fra le piccole zampe. «Che fai, scoiattolo?» chiese la volpe. «Beh, mangio questa nocciola», lui rispose. «Ne vuoi un pezzettino, volpe?» «Io? Mangiare una cosa così dura? Non me lo sogno nemmeno», lei disse, e se ne andò sbuffando. Lo scoiattolo si incuriosì molto e, dopo aver ingoiato in fretta la sua nocciola, si mise a seguire la volpe di nascosto, saltando e correndo di ramo in ramo, perché voleva vedere che cosa avrebbe mangiato di tanto morbido. Intanto lei se ne andava annusando l'aria qua e là, ma non sentiva ancora nessun odore interessante. Ed ecco, sulla soglia della sua tana, un topo di campagna che stava rosicchiando una radice. Vide la volpe e disse: «Ma vuoi un po' della mia radice, amica volpe?» «Io? Io mangiare una cosa così amara? Oh, non ci penso davvero», lei disse, e se ne andò sdegnosa fra i cespugli. Il topo, davvero incuriosito, ingoiò in fretta la sua radice e si mise a seguire la volpe, correndo e nascondendosi terra terra per vedere cosa avrebbe mangiato di tanto dolce. «Cammina, cammina, annusa, annusa!» La volpe arrivò a un certo punto dove il bosco finiva e cominciava la campagna coltivata. Al di là di un campo c'era una grande vigna piena di grossi grappoli maturi e dorati. La volpe alzò il naso e annusò. Il profumo dell'uva arrivò fino a lei e le fece venire la saliva alla bocca. «Uva dolce e abbondante», mugolò la volpe. Pur preferendo il bosco, qualche volta si spingeva anche nei campi coltivati. «Vado», disse la volpe, e scattò. Dietro di lei, di ramo in ramo e terra a terra, lo scoiattolo e il topo la seguivano silenziosi. La volpe, entrata nella vigna, cercò di qua e di là e si fermò sotto un bellissimo grappolo gonfio di acini splendenti e zuccherini. La sua coda spazzava impaziente il terreno. Poi allungò il collo verso l'alto con la bocca aperta. Ma si accorse che il grappolo era molto più su. Allora la volpe si alzò sulle zampe posteriori e si allungò tutta per raggiungere quegli acini gustosi e polposi. Ma non ce la fece, perché erano sempre troppo in alto. Agitando nervosamente la coda, la volpe guardava quella delizia sopra di lei. Mentre la saliva le colava abbondantemente dai lati della bocca spalancata. Poi
E poi l'animale cominciò a fare salti, cercando di addentare quella delizia di grappolo. Però addentava solo l'aria. Saltò sempre meno in alto, perché era stanca, ma non riuscì ad addentare che aria. La volpe restò per un poco a guardare in su, ansimando. Poi, a testa bassa, si incamminò verso il bosco. «Ehi, amica volpe!» disse allora lo scoiattolo, sporgendosi da un ramo. «Non ti piace quell'uva così morbida? Non mangi quell'uva così dolce, volpe!» disse il topo, sporgendosi da una zolla. Lei si fermò, li guardò ancora, guardò ancora l'uva, drizzò le orecchie e la coda e disse: «Quell'uva, non mi interessa proprio, ma non vedete che ancora è acerba?» A quella risposta i due scoppiarono in una risata così forte che la volpe, piena di vergogna, abbassò le orecchie e la coda e, trottorellando svelta e zitta, andò verso il bosco.